Sono impazzita o questa nave è stregata? Potrebbe essere una spiegazione. Questo posto mi dà la nausea. È strano, sporco, puzza. E non mi piace. Questo posto sembra un concentrato di brutte sensazioni. Beh, almeno il quadro è più chiaro. Si spera. Stiamo perdendo tempo. Decidiamo cosa fare e facciamolo. Da qui si può tornare a bordo della Duke. Fliss ha detto che serve lo spinterogeno. Proviamo la radio. Dio, Conrad, la radio è rimasta distrutta nella tempesta. Dai, piantala di fare il buffone. Lo so, ok. Ma la torre mi fa pensare che questa nave forse ha una radio, no? Sì. Potremmo usare la corrente con questi sbalzi. Come si farà a salire? Non sembra poi male, no? Non rispondete. Deve esserci un modo per andarcene da qui. Ma non mi dire. Credo che siamo, per dirla tutta, completamente fregati. Chissà se questa nave c'entra con il relitto dell'immersione. Inutile. Cerchiamo, su. Si sale? Purtroppo no, ma terrò gli occhi aperti. Ehi, datemi una mano. Non è esattamente l'emblema del lusso, ma può andare. Mi aiuti a salire? Su, ti aiuto io.
Qui ho rincorso Conrad prima. Oh. Aveva un'aria familiare. Ehi. Da questa parte. Possiamo passare attraverso. Ehi, ancora niente radio? No, ci sarà una radio sulla nave. Cioè, deve esserci. Non sono esattamente certo che sopravviveremo. Qualcosa non torna qui. Tracciare questa rotta per arrivare a San Francisco è da pazzi. Volevano passare inosservati. Come giocare a nascondino in mezzo all'oceano. Era fuori rotta. Il cielo era coperto. Non riuscivano a stabilire la posizione. Questo giovanotto ha tirato le cuoia nel bel mezzo della conversazione. Erano belli che fregati. Ehi, guardate. Impossibile, la radio è ancora viva. Beh, le radio non sono cambiate molto in 70 anni. Se c'è corrente. Ci penso io, Jen. Ah, sì! Il rottame funziona. È una number station. Una banda militare. I militari potranno aiutarci, no? Pronto? Pronto? Prova, prova, c'è nessuno! Oh, sì, cazzo! Ok, per favore, aiutateci! Qui rischiamo di morire tutti! Vi prego! Sì, cazzo, ok, siamo su un vecchio mercantile, è enorme e abbandonato.
Pronto, mi sentite? Qualcuno riesce a sentirmi? Cazzo, merda, merda, cazzo! Riuscite a sentirmi? Portare da qualche parte. Forse si riesce a riattivare la corrente. Se riattiviamo la corrente, possiamo inviare un messaggio radio. Qualcuno deve restare qui nel caso arrivi un messaggio. Sarò sincero, non so se riesco a calarmi lì sotto così. Fa il culo. Vado io. Vengo anch'io. Sono pur sempre il capitano di qualcosa, quindi vi sto dicendo che andrò anch'io. Ok, Fletch. Pronta? Ancora ad un pezzo. State bene laggiù. Stiamo bene. Bene. E adesso? Non so dove diavolo siamo. Aspetto alla radio. Ehi. Andiamo. Devono essere i punti inferiori della nave. Specie di litigio. Dieci giorni in cella. Wow. Deve aver scatenato un vero e proprio putiferio. Pare che un certo Joe fosse in infermeria.
Che mi chiedi dello studio? Non lo so. Io non sono mai andata a scuola. Mi sembri una tipa sveglia. Grazie. Forse era figlio di qualcuno a bordo. Vieni qui a vedere. Guarda, qua giù. La sala macchine. È qui che si trova il generatore. Hai ragione. Scendiamo a vedere. Qui la scala è rotta. Dovrei riuscire a... Ehi! Va tutto bene? Sì, è... A posto! Tieni giù! Oh, cazzo! Cosa? Quello! Tu... Tu non... Non l'hai visto! Visto cosa? Ok, io vedo cose, ma... Tu non le vedi. Ok, segui... Il mio ragionamento. La nave trasportava l'oro della Manciuria, che si è rivelato essere un potente agente chimico. E poi c'è questa nebbia strana ovunque. Se fosse quello l'oro della Manciuria, potrebbe averci mandato in tilt il cervello. Ecco. Beh, il ragionamento ha senso. Non era vero. Non era reale. Sì, erano allucinazioni. Erano terrorizzati. Forse quello era il motivo. Già. Forse potrebbe avere qualcosa a che vedere con l'aereo dell'immersione. Quindi era un aereo di salvataggio. Era qui per una richiesta di soccorso inviata da questa nave, d'accordo. Ma la nebbia doveva aver già fatto i suoi danni e per qualche motivo hanno sparato all'aereo. Insomma, chissà cosa avevano in testa, cosa pensavano di vedere. Wow. Ok, andiamo avanti. Cosa vorrà quella gente? I pescatori? Sì. I soldi. Può darsi. Beh, ci sono dentro fino al collo.
Ehi, ehi, l'ho trovato! Ehi, sta funzionando! Ovvio che la corrente è salda. Questa cosa funziona a stento. Dai, aziona l'interruttore e torniamo su. Ok, torniamo di sopra. Ci sarà un altro modo. Pronto, pronto, ci siamo. Mi ricevete? Ci sentite? Ci siete ancora? Passo! Chiarite qual è il problema, passo! Siamo stati rapiti, tutti noi! E ci sono cose che cercano di ucciderci qui! Passo! Fornite le vostre coordinate, passo! Ok, siamo su una grossa nave del cazzo, la nostra posizione è 12 gradi e 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest, capito? Avanti. Funziona, cazzo! Oh, guarda qui! Il ribrite. I pescatori l'avranno preso dalla Duke. Per te funziona ancora? C'è l'ultima frazione di carica, un paio di minuti. Lo portiamo con noi, è pesante. Meglio di no. Non portiamoci dietro quel peso. Sì, fanculo. È un peso. Credo che dovremmo evitare. Già. Nascondersi, brutte merde.
perché volete tenere tutto l'oro per voi, eh? Ce n'è abbastanza anche per me, più che abbastanza. Siamo compagni d'avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Non potete tenervi l'oro? Allora mi lasciate qui. Ma io sono il capitano! Sì? Beh, forse credevo. Dici? Ok, ok. Non vi muovete. E che nessuno si azzardi a cambiare. Schieratevi. Piano. Lentamente. Oh. Ok? Capito? Non cambiate. Niente scherzi. Alzate le mani. Col calma. No, no! Non in quel modo! Non dovete trasformarvi! Metti giù la pistola e nessuno si farà male. Pensate volessi far male a qualcuno? Non avevo altra scelta. Potete sentirla anche voi? È così, vero? Ah! Ancora! Sta di nuovo cambiando tutto! Cosa? Sta cambiando cosa? Indietro! Scappate dalla nebbia! Ma quale nebbia? Attenti! Non respiratela! Non si può respirare. Che cosa fa? Viva! Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. E qui dentro... Entrata con noi, adesso! Ehi, non ti agitare! Basta! Basta! È in uno di noi, vero? Metti giù la pistola! Mi dai ordini? Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia! È finita! Posso sentirlo! Ok, va bene. Senti, c'era qualcosa di strano prima. Sembrava nebbia o foschia, forse. Lo sapevo! Te l'ho detto! L'hai respirata? No, senti, non è così. Abbiamo trattenuto tutti il fiato. Ah, davvero? Sarete esperti di immersioni, ma non pensate di fregarmi. Siamo stati qui per delle ore. Avete sempre trattenuto il respiro? Lo state trattenendo ora? Oddio! È in me! Ho la nebbia dentro, vero? È dentro di me! La sento vorticare dentro di me! Mi sta cambiando! Dall'interno! No, no, non la vedo. Va tutto bene, non c'è nebbia. No. Sono tutte bugie. La vedete dentro di me, vero? Volete fregarmi? La nebbia è qui dentro. Sta divorando. Ah! Aspetta, no, metti tu. Oh, oddio santo. Porca puttana. Oh.
bene in bene. Piccolo cieco, torniamo indietro. No, non ci tengo ad affogare. Non ci sto. Ci sono 472 rivetti qui dentro e significa soltanto una cosa. Che sono qui da troppo. Ehi! Qualcuno si è fatto male? Merda. Diamo un'occhiata. Meglio. Assicuriamoci che stiano bene. Oddio, è successo qualcosa? Tu aspetta qui alla radio. Io li cerco. Davvero, Conrad? Non puoi convincere a parole un pazzo armato di pistola. Sono adulto. La colpa è mia e io rimedio. Occhio lì sotto. Mando il messaggio appena la radio riprende a funzionare. Quindi torna subito qui. Ok, ora posso dire con assoluta certezza che odio profondamente questo fottuto posto. Anche più di un minuto fa.
grande questo posto. Sperare che finisca lì. Forse pensi sia la soluzione migliore. Porca troia! Mi è andata bene per un soffio. Pigliamocela da qui!
Ok. Proviamo. Correndo dietro di me. Ne ero più che sicura. E ho pensato che se solo mi fossi voltata avrei aiutato. Se non mi fossi fermata, Alex avrebbe superato la porta in tempo e non sarebbe... Oddio! L'ho visto dal vetro dell'oblò. Ho visto morire Alex. Era maggiore di me, sai. Avrei fatto di tutto per lui. Avrei soltanto voluto dirgli: mi dispiace. Ma ormai è troppo tardi. È morto, cazzo! Oddio, Alex. Mi dispiace. Mi dispiace, Alex. È finita. Game over. Capolinea. Almeno per ora. Ma è sempre possibile riprovare. Vedremo se andrà meglio la prossima volta. Notevole. Quasi tutti sono sopravvissuti. Quasi tutti. Posso dire che quando cala il sipario c'è sempre chi è pronto e chi no. È tutta una questione di scelte, in fondo. Scelte compiute in tutta fretta, in preda al panico, con il cuore invece che con la testa. O viceversa. Scelte le cui ripercussioni potrebbero manifestarsi solo più avanti nel tempo. Perché avranno ripercussioni. Ci sono sempre ripercussioni. Ci incontreremo di nuovo, magari a Little Hope, o magari altrove, chissà. Ma accadrà. Questo è più che certo. È inevitabile. Won't you spare me over till another year? 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 Oh, oh death, oh, oh death, won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven.
SOS dal nulla. Ma forse è davvero una nave fantasma. Ehi, e questa cos'è? I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone.